la cosa che mi piace di più al mondo. È proprio vero. Fare surf è la cosa più bella del mondo. Pronti? Ai posti? Via! Anche George vuole andare in surf. Mi dispiace, George, ma tu sei troppo piccolo per fare surf. Le onde sono diventate troppo alte anche per Peppa e Kylie. Oh, allora è meglio tornare a casa? Sta scherzando? Le onde sono perfette per gli adulti che vogliono surfare. Fantastico! Ecco, è così che si fa surf. Queste onde sono meravigliose! Che bravi! Kylie, dove è andato il tuo fratellino? Eccolo laggiù con la mia mamma. Ti stai divertendo, Joy? Ora tocca a voi surfare, amici. No, no, grazie, a me basta guardare. Allora provi lei, signor Pig. Perché no? Deve essere molto divertente. Oh, non ci sono più onde. Che peccato, signor Pig. A quanto pare ha perso l'occasione di surfare. Oh, ma che disdetta. Ma così il mare è perfetto per far fare il bagnetto a George. Ecco, vengo io con te, George. Non puoi fare surf, ma puoi sederti sopra di me se ti va. George adora sedersi sul pancione di Papà Pig. Guardate quell'onda che sta arrivando. Caspita, è decisamente grossa. Papino, sta arrivando un'onda gigantesca. Cosa dicono? L'onda! Credo vogliano che li salutiamo con la mano, George. Yuhu! E là! Oh! Volete fare un giro? Certo, magari. D'accordo, tutti a bordo. Che bello! Qui ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Quello si chiama corallo. Il corallo è composto da tante, tantissime minuscole creature. Oh! E la distesa di corallo si estende per chilometri e chilometri. La chiamiamo la grande barriera corallina. Il mio lavoro consiste nel proteggere il corallo. Possiamo portarci a casa un po' di corallo? Mi dispiace, Peppa. Noi possiamo guardarlo, ma è vietato toccarlo. Se ogni visitatore si portasse a casa un pezzetto di corallo, presto tutto il corallo scomparirebbe. Non bisogna mai e poi mai portare via qualcosa dal fondo del mare. Guardate, che bei pesciolini. Sono pesci pagliaccio. Pesci pagliaccio? Beh, è vero, fanno ridere. Guardate laggiù. Una grande stella marina blu. E lì ce n'è una piccola rossa. E una verde con tante punte. Quello cos'è? Quella è una tartaruga. Buongiorno, signora tartaruga. Mi dica, come sta oggi? Hai visto, Peppa, come sono fortunata a lavorare in un posto tanto meraviglioso? Guardate, lì c'è un arco. Proprio come nel vostro acquario. Oh, oh, hai ragione, Peppa. Qui è quasi come essere in un acquario. Manca solamente il forziere col tesoro. Che cosa hai visto, George? Si direbbe un forziere pieno di monete d'oro. Accipicchia! George ha trovato un forziere col tesoro. Hai visto, Papino? In fondo al mare è tutto uguale all'acquario. Oh, è vero. Quell'oro deve valere una fortuna. Dovrei essere in grado di tirarlo su. Cos'è un boomerang? Il boomerang è un oggetto molto speciale per noi. Lo usiamo da tanti, tantissimi anni. Accipicchia, sei gentile, Kylie. Ma che cosa ci si deve fare? Si lancia in aria e si riprende. Come una palla? Una specie. Ma quando lo lanci, il boomerang torna da te da solo. No, non ci credo, è impossibile. Te l'avevo detto io che era impossibile. Lo devi lanciare con più forza. George, perché non ci provi tu? Oh, lo vedi che non funziona? È che voi non lo sapete lanciare bene.
Lo dovete lanciare più forte. Come? Così? Guarda! Giù la testa! Oh! Visto, ce l'ho fatta! Il boomerang ha fatto il giro ed è tornato da Peppa. Che cos'è, Peppa? Questo è un boomerang, papino. Ah, certo. Se lo lanci tanto forte, fa un giro e torna indietro. Permetta che le mostri come si fa, signor Pig. Ecco, è pronto? Uno, due, tre! Lancio! Mi scusi, quando pensa che tornerà indietro? Beh, guardate bene in giro, il boomerang può essere ovunque. Ho come l'impressione che l'abbiamo trovato. Buongiorno. Questo è il signor Wallaby, il vicino di casa. Salve, signor Wallaby. Stavo solo insegnando ai piccoli come si lancia il boomerang. Mi dispiace per la sua finestra. Non c'è da scusarsi, vicino. Cosa vuole che sia un vetro rotto fra amici? Il signor Wallaby è un vicino molto gentile. Comunque faccia più attenzione. Grazie. Come le stavo dicendo, per lanciare il boomerang bisogna usare molta forza. Come? In questo modo? Così, bravissimo, papà! Gattino, gattino, che suoni il violino, la mucca alla luna saltò. Il cane guardò e rise un po', il cucchiaio col piatto scappò. Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna? Che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo! Bene, Freddy, sentiamo. Dibidi dibidi da! Il topino sul pendolo va! Luna rintocca! Mettiamo qualcosa in bocca! Dibidi dibidi da! Oh, bene, questa ha decisamente più senso. Ai topolini piace correre in giro. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca che parla dei numeri. Eccellente, Wendy. Per favore, cantala a tutta la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta un pesce ha pescato. 6, 7, 8, 9, 10. Poi però l'ho liberato. Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito. Lui mi ha morso questo qua. Quel povero pesciolino era spaventato. Che bel gesto averlo rimesso in acqua. Madame Gazzella? Sì, Pedro? A me piace Robin Hood. Ah, capito, ma non sapevo ci fosse una filastrocca su Robin Hood. Come no? Robin Manolesta viveva nella foresta. Aveva un cappello sulla testa e amava fare... festa! Sei stato molto bravo, Pedro! L'ho inventata tutta da solo! Madame Gazzella, io conosco una filastrocca per marciare! Ma dobbiamo andare fuori in giardino! Ecco il signor Patato! Benvenuti nel mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà! Qui c'è la gara di scavatrici di sabbia. Peppa e George, salite a bordo. Mamma e papà Pig, voi due dovrete pedalare. Oh. E ora dovete riempire di sabbia fino all'orlo questo grosso secchio. Ma divertente! Sì, divertente! Eccellente lavoro, complimenti! Adesso capovolgiamo il secchio così, due colpetti e voilà! Evviva! Peppa e George hanno fatto un grande castello di sabbia. Dai, andiamo a fare un altro gioco! Qui c'è la gara di costruzione di muri. Bisogna mettere i cubi uno sull'altro per formare un muro. Fa presto, mammina! Va bene, Peppa! Pedala più in fretta, forza! Sto pedalando più in fretta che posso, Peppa! Ho quasi finito! Fatto! Ho costruito un bellissimo muro! Arriva George con un escavatore da demolizione! Oh no! George ha buttato giù il muro di Peppa! George, no! Sei veramente
Oh, costruire delle cose e poi buttarle giù fa tutta parte del fantastico mondo delle scavatrici. Questo è l'escavatore a pinza. Che gioco si deve fare con questo? Speriamo solo che non si debba pedalare. Mamma e Papà Pig, ai pedali, prego. Peppa e George, voi due manovrate la pinza per afferrare un bel premio.